Il mare Adriatico, le colline che si innalzano sulla costa, l'eco della storia. La scoperta dell'Abruzzo inizia dalla città di Vasto. Qui, dove sorgeva l'antica Istonium romana, le testimonianze del suo prestigio emergono sui tetti, come la mole quadrangolare del palazzo dei marchesi d'Avalos. Da Vasto verso nord, la costa abruzzese si allunga per 133 chilometri. Quasi tutto il litorale è punteggiato dai trabocchi. Queste strutture in legno sorsero per pescare evitando i rischi della navigazione. I trabocchi sembrano stare lì da sempre, come una serie di monumenti appoggiati sull'acqua, simbolo del rapporto ambivalente tra l'uomo e il mare. Lungo il litorale risuona anche il nome della dea Venere, tanto nei nomi geografici quanto nelle architetture. L'abbazia di San Giovanni in Venere deve il suo nome al tempio antico sul quale fu costruita nel Medioevo. Il complesso monastico domina la costa dall'alto di una delle colline che incorniciano il mare. Per ragioni storiche e amministrative, il territorio è stato a lungo declinato al plurale. Gli Abruzzi di ieri sono oggi il simbolo di una regione che varia per ambienti e paesaggi. Arte, mare e storia si incontrano a Ortona. Nella Basilica di San Tommaso Apostolo e nel Castello Aragonese si leggono i segni del passato, malgrado la Seconda Guerra Mondiale abbia messo a dura prova la città con 6 mesi di bombardamenti. Era il dicembre 1943 quando si scontrarono le truppe anglo-americane e tedesche. La memoria del conflitto resta nel Museo della Battaglia di Ortona, con ricostruzioni della città rasa al suolo, che fu palcoscenico di un aspro combattimento. Il prezzo più alto lo pagarono i soldati del reggimento canadese. Le vittime furono oltre 1600. E a loro nel 1944 fu dedicato il sacrario militare. Alle spalle di Ortona, i rilievi montuosi in lontananza fanno da sfondo a un territorio collinare dominato dal verde intenso delle valli. In questa cornice tra montagne e mare, la futura Chieti sarebbe diventata nei secoli un florido centro politico e culturale. Il campanile della cattedrale di San Giustino svetta nel nucleo storico concentrato su un colle. Ai suoi piedi è cresciuta la Chieti moderna, mentre nel XX secolo una città costiera ha allargato i suoi confini e la sua notorietà. Alle porte di Pescara, una grande pineta circonda la rapida crescita urbana avvenuta nel secondo dopoguerra. Oggi il territorio è protetto da una riserva regionale intitolata a un pescarese illustre, il poeta Gabriele D'Annunzio. Simbolo della città moderna è la crescita del porto,
sviluppatosi alla foce del fiume, non lontano dalla casa dove nel 1863 il poeta era nato. La casa natale ripercorre le tappe della giovinezza di D'Annunzio con le atmosfere ottocentesche degli arredi e degli oggetti di famiglia. Ritratti e documenti svelano un lato meno noto di uno dei più celebri letterati d'Italia vissuti tra 8 e 900. D'Annunzio mantenne sempre un forte legame con Pescara, tanto da appoggiare con forza il rifacimento della cattedrale di San Cetteo, chiamata Tempio della Conciliazione. Con oltre 120.000 abitanti e un territorio fortemente urbanizzato, oggi Pescara è la maggiore città dell'Abruzzo, un concentrato di modernità che si allunga sul litorale sabbioso, responsabile anche dello sviluppo in chiave turistica della regione. Uno dei primi stabilimenti balneari d'Italia sorse a Giulianova. Le sue origini sono molto antiche, come dimostra l'impianto poligonale del centro storico progettato nel 400. Poco più a nord, la costa abruzzese lascia il posto alle Marche, mentre nell'entroterra nuovi scenari segnano le tappe di un viaggio tra natura e storia. Un paesaggio spettacolare che caratterizza le zone di collina come i dintorni di Atri. I Calanchi sono il risultato di un affascinante fenomeno geologico favorito dai terreni argillosi. Un'autentica opera d'arte della natura sospesa tra cielo e terra. Anche la storia ha contribuito alla spettacolarità dell'Abruzzo. La fortezza di Civitella del Tronto è lunga più di mezzo chilometro. Dal 500, quest'opera imponente di ingegneria militare è stata protagonista di molte battaglie fino all'unificazione del Regno d'Italia. Ma la storia di questo territorio porta indietro nel tempo fino a 3.000 anni fa, quando il popolo dei Pretuzzi abitava quella che sarebbe diventata la città di Teramo. Accanto ai segni medievali, simboleggiati dalla cattedrale di San Berardo, si ritrovano i resti del passato più antico, come le arcate del teatro romano. Non lontano da Teramo, alle pendici del Gran Sasso, 2 milioni di pellegrini raggiungono ogni anno il santuario di San Gabriele dell'Addolorata. La grande basilica sorse alla fine dell'Ottocento al posto della chiesetta medievale che aveva ospitato il santo. La mole del massiccio del Gran Sasso d'Italia è protagonista non soltanto del paesaggio, ma anche della ricerca scientifica. Noi viviamo in un universo che è fatto solo per una piccola percentuale della materia che conosciamo, quella fatta di atomi, degli elementi che compongono noi, l'aria, questo tavolo, le stesse stelle. La maggior parte della materia, il 90% e più, è costituito da una forma di particelle ancora non conosciute. Il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sono il più grande laboratorio sotterraneo del mondo. Lo scopo che si prefigge nel laboratorio è quello di rivelare particelle che sono molto difficili da rivelare, che vengono dal cosmo.
come i neutrini o le particelle di materia oscura. Sono questioni fondamentali che sono legate al mistero di come l'universo è nato nel Big Bang, hanno a che fare anche con il fato dell'universo, con il suo destino ultimo, che dipende dalla sua massa. Siamo un universo che si espande, ma l'espansione continuerà per sempre o a un certo punto l'universo si fermerà e per gravità tornerà indietro? Per queste domande il neutrino è una particella chiave. Quindi indagare i neutrini su tutte queste forme, cosa possibile solo in un laboratorio sotterraneo, è uno dei principali, diciamo, dei principali temi su cui si svolgono le nostre ricerche. La montagna è come un ponte tra l'infinitamente piccolo e l'immensità della natura che ha fatto nascere il ghiacciaio più meridionale d'Europa. Il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga include anche il lago di Campotosto, il maggiore bacino artificiale della regione. Le montagne circondano scenari intatti e selvaggi che si alternano ai piccoli borghi cresciuti sulle alture. Come Santo Stefano di Sessanio, un gioiello medievale cristallizzato nel tempo, con l'inconfondibile torre cilindrica che svetta sui tetti delle case di pietra. Le storiche divisioni territoriali dell'Abruzzo hanno favorito la nascita di rocche sulle montagne. Il borgo fortificato di Ocre rivela, entro le mura, la struttura dell'abitato medievale. Anche a Bominaco i resti di un castello continuano a sorvegliare ciò che rimane dell'abbazia benedettina di Santa Maria Assunta. Già nell'anno 1000 qui era stato fondato il monastero, con la chiesa romanica che conserva, austera, il suo patrimonio artistico. Un patrimonio, quello abruzzese, che testimonia l'età antica, come accade nella città romana di Peltuinum. I resti della cinta muraria, del teatro e del tempio di Apollo emergono lungo la via Claudia Nova, che attraversava l'entroterra abruzzese, passando anche per il territorio dove sarebbe sorta l'Aquila. Il capoluogo dell'Abruzzo si sviluppò nel 200 per l'unione dei contadi circostanti, che riuscirono così a liberarsi dalla soggezione feudale di Federico II di Svevia. Si narra che ben 99 castelli parteciparono alla sua fondazione. Per questo motivo, al lavatoio pubblico medievale si aggiunsero altrettanti stemmi. La fontana delle 99 cannelle era destinata a diventare una grande insegna araldica della città. Allo stesso periodo risale anche la costruzione del forte, un capolavoro dell'architettura militare cinquecentesca voluto dagli spagnoli. Carlo V fece apporre il suo stemma con l'aquila bicipite e commissionò un'opera difensiva che si avvalse delle più moderne tecniche costruttive dell'epoca. Ai suoi piedi si stende il tessuto urbano di una città ricca di palazzi e di chiese, come quelle che dominano la Piazza del Duomo, dove si erge la Cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio. Uno degli edifici di culto più importanti è la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, un simbolo della città che risale al 300. Il silenzio del chiostro anticipa la maestosità della chiesa, dalla facciata in pietra locale, bianca e rosa. Nell'interno, alle forme gotiche, si sono affiancati elementi barocchi, come l'organo dorato costruito fra 6 e 700. Al Medioevo,
rimandano le tante chiese che creano una sorta di dialogo a distanza con le facciate sobrie, dove spiccano archi a tutto sesto e rosoni. Ma per dimensione e valore artistico, una delle chiese maggiori dell'Abruzzo sarebbe sorta in seguito, nel 400, con la Basilica di San Bernardino, dalla facciata rinascimentale. L'Aquila conserva i motivi della sua bellezza come uno scrigno, racchiuso e protetto dalle montagne che la circondano. A sud del capoluogo, le cime rocciose dei massicci del Velino e del Sirente dominano il cuore geografico della regione, dove natura e storia si intersecano nei paesaggi montuosi che accolgono borghi e fortezze. Nel tempo, il castello Piccolomini di Celano divenne una residenza signorile fortificata. Ai suoi piedi si stende la conca del Fucino, un altopiano creato dal prosciugamento del lago, intorno al quale in antichità viveva la popolazione italica dei Marsi, che ha dato il nome alla regione della Marsica. Dell'area marsicana fa parte anche Trasacco, che con la sua torre ai margini dell'abitato ricorda lo storico ruolo di difesa del territorio. Un territorio che dagli anni 60 ha il volto moderno di un importante centro spaziale. Su oltre 370.000 ettari, la scacchiera dei campi coltivati circonda le antenne di questa immensa porta per le comunicazioni satellitari. Al di là delle montagne che incorniciano la Valle Peligna, la scoperta dell'Abruzzo continua lungo i tracciati che hanno fatto di Sulmona un luogo ricco di storia fin dall'antichità. Sulla città natale del poeta classico Ovidio spiccano i campanili delle chiese medievali. Un tempo cinta da mura, Sulmona conserva grandi piazze dove si affacciano palazzi signorili che circondano i resti dell'abitato romano. All'inizio del Settecento, un terremoto mise la città di fronte ai progetti di ricostruzione, un destino comune anche all'abbazia medievale alle porte di Sulmona. La Badia Morronese di Santo Spirito è un edificio maestoso ed elegante, fondato dall'eremita Pietro Angelerio, che sarebbe diventato papa con il nome di Celestino V. Poco lontano, alle pendici del monte Morrone, il frate aveva vissuto a lungo in una grotta, dove fu costruito l'eremo di Sant'Onofrio. Dopo soli 4 mesi, Celestino V rinunciò al pontificato e tornò alla vita contemplativa in questa struttura abbarbicata alla roccia. Abbazie e monasteri furono favoriti anche dagli ampi spazi isolati del territorio abruzzese. Il poeta Francesco Petrarca definì la Maiella Domus Christi, la casa di Dio, per la concentrazione di luoghi della fede. Ma nel Medioevo le abbazie avevano anche un ruolo politico. Quella di San Clemente a Casauria fu fondata nel IX secolo per affermare il predominio franco su bizantini, saraceni e longobardi. Il complesso di San Clemente si trova poco distante dal luogo dove si narra che Carlo Magno fondò il monastero di San Liberatore a Maiella. Il verde dei boschi circonda nel silenzio la chiesa medievale, immersa nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. L'area protetta
copre 74.000 ettari di superficie e accoglie una grande varietà di specie vegetali e animali che si concentrano in decine di habitat diversi. Agricoltura e pastorizia hanno lasciato un segno della presenza umana integrata nel paesaggio di montagna. Tra i muretti a secco si incontrano numerose capanne in pietra dalla forma conica, utilizzate come rifugio. Il parco si estende sul massiccio montuoso della Maiella e per oltre metà della superficie supera i 2000 metri di altitudine. Le cime rocciose si innalzano su un territorio dove agli ambienti più selvaggi si affiancano aree abitate e borghi antichi. Come Pesco Costanzo, sede monastica e da sempre luogo di passaggio lungo le vie del sud Italia. Sorto 1000 anni fa, il borgo si è arricchito con un'eccezionale concentrazione di testimonianze artistiche. Il passare dei secoli ha stratificato i segni del tempo nelle architetture che incorniciano le piazze e i vicoli. Palazzi, chiese e monasteri si susseguono come in una piccola città d'arte. Il volto odierno di Pesco Costanzo risale soprattutto al Cinquecento, quando in seguito a un terremoto si avviò la ricostruzione dell'abitato. Oltre il 30% del territorio abruzzese è protetto da parchi, riserve e oasi naturalistiche. Dalla Maiella, il viaggio in questa regione verde raggiunge le montagne del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Anche qui, natura e cultura si integrano nei borghi di montagna, come a Pescasseroli. Nel 1866 ha dato i natali al filosofo Benedetto Croce. In un discorso pubblico elogiò la bellezza di questo paese, simile a quelli delle fiabe. Pescasseroli è oggi uno dei principali centri turistici del Parco Nazionale e apre le porte alla scoperta del valore storico e ambientale del territorio. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è stato istituito nel 1923, quindi uno dei parchi storici italiani. Per ingrandimenti successivi la superficie attuale è giunta ad essere di circa 50.000 ettari, interessando tre regioni, come dice il nome del parco. La grande varietà di ambienti rende possibile la vita di una fauna estremamente diversificata. Si va dall'orso bruno marsicano, che è il vero simbolo del parco e la ragione principale per cui il parco fu istituito, al camoscio appenninico, che è una sottospecie di camoscio che è endemica di queste aree, al lupo, al cervo, al capriolo, a numerose specie della fauna cosiddetta minore e anche ad una varietà estremamente importante di uccelli, fra cui l'aquila reale, altre specie di rapaci sia diurni che notturni. Credo che la caratteristica fondamentale di questo territorio sia questo mix unico di ambiente, natura e cultura umana e tradizioni. Visitando i piccoli villaggi del parco ci si rende conto di come ancora oggi sia possibile coniugare le tradizioni, la cultura locale con la conservazione di un elevato livello di integrità ambientale e con uno sviluppo economico non distruttivo. Come un simbolo dell'integrazione fra economia e rispetto per l'ambiente, il lago di Barrea si allunga all'estremità meridionale della regione. È un bacino artificiale, ma i suoi colori sono quelli della natura. Sono i colori dei paesi arroccati attorno al lago, come il nucleo di Barrea. Sono i colori
di un patrimonio che sembra nascondersi dietro ogni montagna, con scenari sempre nuovi, per riscoprire ogni volta i tanti volti del fascino dell'Abruzzo. Nella continuità territoriale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si legge una delle anime della 20ª regione d'Italia. 20ª in ordine di tempo, perché fino al 1963 il Molise non era un'istituzione, ma un'area suddivisa fra altri confini amministrativi. Anche per questo motivo, esplorare i suoi 4.400 km quadrati significa scoprire angoli d'Italia inaspettati e fieri della propria individualità. Così come accade nell'area abruzzese del Parco Nazionale, la ricchezza d'acqua ha permesso la nascita di laghi artificiali. Da un lato, la catena delle Mainarde segna la via per raggiungere il Lazio. Dall'altro, il borgo di Castel San Vincenzo invita a inerpicarsi tra le montagne e le valli del Molise. Già dall'VIII secolo qui si sviluppò una comunità monastica che lasciò il segno con l'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Fu distrutta e ricostruita più volte, fino al restauro della chiesa avvenuto nel Novecento. Alla storia dell'abbazia è legata anche la nascita del paese di Cerro al Volturno. Si narra, infatti, che sia stato un abate di San Vincenzo a fondare il primo nucleo dell'abitato. La costruzione del castello sarebbe iniziata soltanto nel 400, ispirandosi alle più antiche fortezze medievali. La storia del Volturno trova un narratore anche nelle antiche fortificazioni di Scapoli. Questo borgo arroccato mantiene molte caratteristiche del nucleo medievale, come il cammino di ronda che circonda tutto il perimetro della rocca. All'interno delle mura, la tradizione fa risuonare lo strumento simbolo di Scapoli. I miei nonni sono zampognari, mio padre è uno zampognaro e viviamo in un paese di zampognari e ci dedichiamo a cercare di mandare avanti questa tradizione. Una tradizione antichissima che rivive nel lavoro degli artigiani di Scapoli. Le zampogne sono da secoli al centro della vita pastorale, colonna sonora millenaria di un'attività che qui si svolge da sempre. La valorizzazione della cultura locale passa anche per un festival di richiamo internazionale che si svolge alla fine di luglio, mentre per tutto l'anno il Museo della Zampogna racconta le origini e la diffusione di questo strumento. Ma il territorio nei dintorni non era attraversato soltanto dai pastori e dalle loro greggi. Quello che oggi sembra un angolo di tranquillità era un tempo un luogo di passaggio molto frequentato. I monaci benedettini di San Vincenzo fondarono il primo nucleo di Colli a Volturno in una posizione strategica e successivamente diverse famiglie feudali governarono il borgo e il suo territorio. L'area del Volturno deve il nome al fiume maggiore dell'Italia meridionale per portata e lunghezza,
che attraversa l'area occidentale del Molise. Qui molti paesi hanno ancora il volto dell'età feudale, quando le case si stringevano attorno al castello e alla chiesa. Lo ricordano la torre e il campanile di Macchia di Isernia, che si innalzano affiancate al centro del borgo antico. Ci sono luoghi che sembrano disegnati apposta per rendere speciale un viaggio in queste terre. Montagne che sovrastano paesi dalla forma inconfondibile, come quella allungata e compatta di Monte Roduni. Anche il suo castello assomiglia a quelli delle fiabe, con le quattro torri circolari e il volto rinascimentale dei rifacimenti. Ma lungo il cammino si incontrano anche segni di un passato più recente, che inizia nell'Ottocento con la storia di una serie di apparizioni cui seguì la nascita di un grande luogo di culto. Il Santuario dell'Addolorata è oggi uno dei centri della spiritualità molisana. La pietra bianca locale si slancia verso il cielo con le sue forme neogotiche, non lontano dalla città di Isernia. Con poco più di 20.000 abitanti, il capoluogo della provincia di Isernia è l'erede moderna di una città cresciuta fra due profondi valloni. Stretto e lungo, l'abitato nasconde con il volto attuale le testimonianze delle origini, in seguito ai terremoti che più volte portarono alla sua ricostruzione. Dal 1970, Isernia è il capoluogo della provincia che ricalca parte del territorio anticamente abitato dai Sanniti. Questo popolo italico resistette a lungo contro la conquista romana. Del periodo che seguì la loro sconfitta rimasero opere pubbliche e luoghi di culto, come il tempio dove fu costruito l'eremo intitolato ai santi Cosma e Damiano. Dopo le invasioni barbariche, nel Medioevo la città era tornata al suo ruolo di riferimento sul territorio. Con vicende alterne, diverse zone nei dintorni appartennero al feudo di Isernia. Uno dei borghi che legò alla città un capitolo della propria storia fu Pesche. Di quell'epoca sopravvivono i resti del castello arroccato immerso nella vegetazione. Il nome di Pesche deriva da Pesculum, che in antichità indicava la roccia su cui sorsero i paesi. Per questo motivo, nei paesaggi di montagna, non è raro incontrare località che richiamano la loro posizione arroccata. Accade anche a Pescolanciano, dove si innalza una delle maggiori fortezze della regione. Nel Cinquecento, il governo feudale passò alla famiglia dei D'Alessandro, che contribuì a fortificare il castello sorto intorno all'anno 1000. Una serie di strutture distinte fu così unita formando la pianta esagonale. Pochi chilometri più a nord, fra le montagne, si innalza l'anfiteatro roccioso che accoglie il paese di Pietrabondante. A
A oltre 1000 metri d'altitudine, le case si contendono lo spazio con le cime appuntite, le morge, tra le quali svetta la chiesa dell'Assunta. Ciò che ha reso celebre la pietra di questo luogo non sta soltanto nelle punte che dominano l'abitato, ma nella presenza di un antico insediamento sannitico. Ai suoi piedi, infatti, si stende una delle più vaste aree archeologiche della regione. Le campane sono un simbolo di Agnone, protagoniste dei tanti campanili che scandiscono il profilo dell'abitato. Le sue origini si perdono tra ipotesi e leggende, ma dall'antichità a oggi i secoli hanno stratificato i capitoli del suo peso storico e culturale. Da qualunque angolazione la si osservi, almeno un campanile si lascia ammirare in questo scrigno che, per la presenza di intellettuali e letterati, si guadagnò l'appellativo di Atene del Sannio. Una delle chiese più importanti è quella quattrocentesca di Sant'Emidio, con il portale gotico realizzato da artisti locali. Alla bellezza architettonica di Agnone contribuirono anche maestranze veneziane, come dimostra il simbolo del leone. Ma quando si parla di simboli agnonesi, il pensiero corre alle sue campane, eredi di una lunga tradizione che un museo ripercorre in tutte le sue fasi, dagli strumenti per la lavorazione ai pezzi più antichi. Una tradizione che non implica soltanto la capacità tecnica, ma anche l'affetto e la spiritualità legata a oggetti dal valore immateriale. Le campane in Agnone si fanno dall'anno 1000. La fonderia Marinelli dal 1339 fa campane ininterrottamente. Le campane di Agnone hanno un particolare suono. Noi diciamo che le nostre campane hanno un'anima. Un'anima che da secoli fa arrivare i suoi rintocchi sempre più lontano, ben oltre i confini d'Agnone e dell'Italia. Da decine di generazioni si rinnova una lavorazione che richiede un nuovo stampo per ogni nuova campana. Il risultato di mesi di lavoro artigianale e di attesa è una serie di pezzi unici che non potranno mai essere identici a nessun altro. Il viaggio alla scoperta delle unicità del Molise prosegue in direzione della costa, attraversando il territorio orientale della regione, non lontano dal confine con l'Abruzzo. Se ad Agnone era sinonimo di campane, in un'area più ampia, il bronzo ricorda, con i ritrovamenti archeologici, gli antichi insediamenti nella zona che oggi accoglie anche il borgo di Trivento. Il centro storico si stringe con i palazzi antichi nella parte più alta della collina. Una lunga scalinata si arrampica fra le case e raggiunge la cattedrale romanica intitolata a Nazario Eccelso. Il suo campanile si innalza nel punto che ha rivelato resti di precedenti luoghi di culto, ricostruiti qui fin dall'antichità. Scoprire i borghi e i paesaggi del Molise significa sperimentare una contraddizione.
Qui, dove ogni paese sembra isolato in uno spazio immenso, la superficie regionale supera per ampiezza soltanto quella della Valle d'Aosta. È come se le nuove strade e la modernità non fossero riuscite che a scalfire in minima parte l'autenticità di una regione ricca di storia che mantiene il volto del suo passato. Al di là dei boschi e delle colline, un altro paese immerso fra gli uliveti appare con le proprie tradizioni, le usanze e una storia da raccontare. Si narra che il feudatario di Civita Campomarano ricevette il castello come ricompensa per avere favorito, con un inganno, la vittoria di Alfonso I d'Aragona, permettendogli di conquistare il regno di Napoli. Gran parte del territorio del Molise seguì le vicende del regno borbonico fino all'unità d'Italia. In questi scenari impregnati di vita contadina, uno scrittore molisano, Francesco Iovine, ambientò con realismo le vicende umane protagoniste dei suoi romanzi. Lo scrittore era nato a Guardialfiera all'inizio del Novecento, quando il bacino artificiale ancora non esisteva. Il borgo si sviluppò nel Medioevo attorno a una fortezza che doveva difendere la valle scavata dal fiume Biferno. Si pensa che di qui sia passato Annibale durante la Seconda Guerra Punica. Il ponte sul Biferno, che il condottiero avrebbe attraversato, fu sommerso negli anni 70 per realizzare il lago artificiale. Oggi l'attraversa un'importante arteria stradale, con un viadotto che si allunga sull'acqua per quasi 8 chilometri. Il Biferno è il fiume maggiore che scorre interamente nel territorio molisano. Il suo corso indica la strada per raggiungere la costa adriatica. A nord della foce si staglia all'orizzonte la principale località marittima della regione. Termoli è l'unico centro portuale del Molise e la seconda città per popolazione dopo Campobasso. Il nucleo storico si concentra su un promontorio dove le case del borgo antico si stringono all'interno della cinta muraria. Le opere di difesa della città si svilupparono soprattutto nel 200, quando Federico II fece del porto di Termoli uno snodo commerciale e uno dei luoghi di imbarco per le crociate. Allo stesso periodo risale la costruzione del castello, mentre nel XII secolo fu eretta la cattedrale, una delle maggiori chiese romaniche della regione. Termoli si trova al centro dei 38 chilometri di sabbia bagnata dal mare Adriatico. La vicinanza alla costa ha favorito storicamente anche i contatti con il Mediterraneo e con i suoi popoli. Delle migrazioni che nel Settecento interessarono il Sud Italia, rimane traccia viva nel Basso Molise, come a Ururi. Qui, la lingua di origine albanese è parte integrante dell'identità locale. Ma il Molise resta soprattutto una regione di terra, con radici contadine e pastorali più che marinare. Sulle colline e sulle poche aree pianeggianti
si stendono i colori caldi dell'agricoltura punteggiati dalle masserie, le strutture al centro di grandi latifondi che per secoli hanno scandito il ritmo dell'economia contadina. Già in epoca romana, la ricchezza delle risorse agricole aveva fatto di Larino un importante centro economico. Nel Medioevo, gli abitanti si insediarono su un'altura per difendersi dagli attacchi ungari e saraceni. Il nucleo medievale si trova a breve distanza dal luogo dove era cresciuta la città romana. Qui, tra palazzi moderni, spicca il profilo ellittico dell'anfiteatro, riportato alla luce dagli scavi promossi nel Novecento. Tra i maggiori edifici pubblici molisani d'età romana, poteva accogliere ben 18.000 spettatori. Ma in età antica, un'altra città era destinata a crescere fino a diventare il capoluogo regionale. I secoli in cui Campobasso si sviluppò lasciano un segno multiforme nel tessuto urbano. Al 400 risale la costruzione del castello voluta dalla famiglia Monforte, che contribuì alla ricchezza della città. Per erigere la fortezza, il conte Cola promosse ingenti lavori, cosa che tuttavia non evitò il passaggio del governo dagli alleati angioini agli aragonesi. Ai piedi del castello, la chiesa romanica di San Giorgio rimase il maggiore luogo di culto del Medioevo. È intitolata al patrono di Campobasso, al quale è attribuito il miracoloso salvataggio dei cittadini in una battaglia del 200. Le tortuose scalinate che salgono fino alla chiesa si inerpicano nel borgo medievale. Lo sviluppo urbano dei secoli successivi scese sempre più a valle. Nell'area pianeggiante, fra 7 e 800, sorsero i palazzi e le ville nobiliari che realizzarono il sogno di una città giardino, ricca di spazi verdi e ariosi dove crescono alberi secolari. Ma il patrimonio culturale di Campobasso include anche la testimonianza delle proprie origini. Nel cuore del centro storico, le sale del Museo Sannitico accolgono centinaia di reperti che svelano numerosi aspetti della vita quotidiana del popolo italico. Un popolo che i Romani riuscirono a sconfiggere soltanto dopo aspre battaglie. Le tre guerre sannitiche che ebbero luogo tra il V e il IV secolo a.C. rischiarono di modificare la storia stessa della colonizzazione del sud Italia. Ma l'esercito romano ne uscì vincitore e avviò un lento processo di integrazione nella Repubblica. Le guerre distrussero anche l'antica Saipins, non lontano da Campobasso. I Romani ricostruirono la città dandole il nome di Sepinum.
La conservazione del teatro, circondato da palazzi eretti nel Settecento, testimonia che questi antichi edifici sono rimasti un luogo vivo per 2000 anni. La zona archeologica di Sepinum conserva le aree principali in cui era suddivisa la città, dagli edifici pubblici del foro alle terme. Scoprire questi luoghi significa restituire idealmente al Molise il valore che merita, il valore di una regione che ora, al termine del viaggio, non sembra più così piccola, perché in fondo sa essere magnifica, come accade agli altri infiniti angoli della magnifica Italia.